Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un nuovo test sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, qui con me c'è un SVM 500 anno 2017. Del 2017 però questa moto non c'ha quasi nulla tranne il motore, proprio perché è stata completamente elaborata e aggiornata. Parlando di estetica, questo SVM 500 ha un kit restyling post 2018, quindi per tutte le annate che vanno dal 18 al 2021. Paramani Racetech, coprisella Factory, quindi come potete notare ha gli strip sia neri che rossi con logo SVM. Grafiche complete, personalizzate, tubi siliconici rossi che ovviamente non sono solo per l'estetica ma sono anche per le performance, con dei radiatori maggiorati. Oltre a ciò, rispetto a un SVM 500 originale, abbiamo anche dei cerchi che sono degli XL completi bicolore, rosso fluo e nero. Come potete notare, anche a livello di ergal qui ci siamo, infatti abbiamo delle pedane, pedalina, pedali del freno, tutto il kit di trasmissione e anche i mozzi dei cerchi. Passando invece alla parte interessante, a livello prestazionale su questo SVM sono state inserite alcune chicche che fanno davvero la differenza. Oltre allo scarico completo in titanio Arrow con fondello in carbonio senza DB killer e ovviamente la sua mappa, altrimenti non avrebbe tanto senso, è stata installata una frizione antisaltellamento della Suter ed oltre a ciò anche un cambio elettronico, così da avere una cambiata fulminea. Ovviamente su una moto di questo tipo la cosa fondamentale non è solamente il motore, lo scarico, i cerchi e queste cose qui, ma è anche una preparazione per quanto riguarda le sospensioni e anche i freni. Infatti qui abbiamo delle piastre Husqvarna 450RR e delle forcelle a cartuccia chiusa Marzocchi da 50, che sono molto più prestazionali di quelle originali che sono da 48. Per quanto riguarda il piedino, qui abbiamo già un piedino radiale, senza andare a sostituire ad esempio su altri marchi come Husqvarna KTM andiamo a sostituire anche il piedino. Qui su SVM c'è già il piedino radiale. È stato inserito un impianto full Brembo con M50 e 16x18 e 16x18 per avere una frenata veramente molto potente. Devo fare un beep o... Dai, pronta. È pronta? Dai, pigliarmela. Ah, scusate. SVM, let's go! I freni spaziali. Tra un po', raga, arriva il cappa, cazzo! Adesso vi sto un po' più vicino anche. Ah!
sospensione non è serrata come una moto da cross come il mio 450, che richiede una manutenzione tipo cambio olio ogni 8 ore. Questa tipo si va a chilometri circa 1000-1200 a cambio olio e filtro, quindi è quasi accettabile. Anche impostazione di guida non è né troppo alta né troppo bassa, mi piace. Cambio elettronico molto buono. Si fonde. Come ti sei trovato con la bestia? Raga, anche il video di oggi è finito qui, spero che vi sia piaciuto e spero che sia stato utile anche per le persone che magari erano indecise su un acquisto dell'SVM 500. Vi ricordo che in descrizione potete trovare il profilo del proprietario per andarlo a seguire, per andare a vedere anche altri video, visto che è anche un canale YouTube. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando raga, lasciate un bel mi piace, un commento, facendomi sapere la vostra opinione su questa moto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!